Salve amiche, amici, qui il vostro capitan Santenchan, dopo tanto tempo in un nuovo video. Passo adesso a parlarvi dell'argomento del giorno, della mia proposta. In 3, 2, 1, vi chiederete perché faccio degli stacchi così. Beh, quelli di YouTube mi hanno mandato molte comunicazioni dicendomi che dovevo fare dei tagli degli stacchi, quindi li voglio fare di tipo filmico. Bando alle ciance, mai nessuno mi ha detto che cosa sono, però. E passiamo al tema del giorno. Il vostro capitan Santenchan si postula per il Movimento 5 Stelle, si candida. Io infatti sono anche molto candido e quindi mi candido. E tu, Marco Travaglio, tu che dicevi che il PD era una nave senza capitani, ebbene, io mi ero postulato anche come capitano del PD. Però tu non mi hai dato risposta. Tu che andavi cercando un capitano per il PD, poi però non hai fatto più nulla. Perché avresti potuto propormi. Io infatti mi sono proposto come capitano. Ma e tu hai fatto lo gnorri. Forse vabbè, c'hai ragione. Non avevi tempo di occuparti di queste cose, ma avresti dovuto. Vabbè, adesso comunque sei sempre in tempo a rimediare e scrivi nel tuo fatto quotidiano che il capitan Santenchan si presenta come capitano delle M5S, che sembra magari non un transatlantico, ma una barca, non so, un modello di nave M5S. Vabbè, ho ascoltato giusto ieri la dichiarazione di Peppe Grillo, che ha detto: non imbarcheremo più cani e porci, faremo una selezione. Infatti ti devi iscrivere al sito Movimento 5 Stelle in internet, nel web, mettere i tuoi dati e poi loro ti selezionano. Mi sembra che come caratteristica non devi essere stato iscritto a nessun partito o non devi essere attualmente iscritto a nessun partito e devi essere incensurato però non ti chiedono nulla di ideologia politica. Quindi è un po' come prendere cani e porci lo stesso. Chi non ne ha magari se ne inventa una. Io ho letto il non statuto. È veramente sembra una cosa da Reinisch, tipo Lao Tse. Perché non statuto o statuto zero? Boh. Aleister Crowley titolava i suoi capitoli iniziali delle sue opere capitolo zero, mi sembra. Boh. Caro Travaglio, visto che questo movimento in pratica è iniziato da zero, bisogna formare un buon equipaggio che sia competente e sperimentato. E tu sai che io sono un capitano molto navigato. Ho navigato a lungo in questi 16 anni nel mare di internet. Ho navigato molto nel web. Quindi io mi propongo come il capitano della nave. Questa volta del Movimento 5 Stelle, perché tu non gli hai voluto dare un capitano al PD e al PD, perché prima era Democratici DS, no, Democratici di Sinistra, prima ancora la Quercia, l'Ulivo, il Girasole, la Margherita, il Garofano, il Tulipano, tutto quel sottobosco della sinistra, no, che si dice sempre il sottobosco della sinistra.
ci mancavano i carciofini, quelli peperlizia, no? E poi c'era tutto. La quercia, i disegni popolari. Mi ricordo dei disegni popolari che una volta stavamo passeggiando con mia madre per l'Euro. Dovevamo andare al centro storico di Roma, al microcentro, per uffici, per pratiche, no? Allora andavamo all'Euro per prendere la metropolitana. Ci siamo andati con l'autobus. E c'era una manifestazione fuori dal Palasport all'Euro. Stavano con dei cartelli, no? Che poi erano anche disegnati a mano. E poi ci siamo informati in casa dal telegiornale che cos'era quel meeting. Però mia madre guarda dall'autobus e fa: "Oh, guarda, fanno un convegno per i bambini al Palasport." E dico: "Come?" Infatti anch'io ci ho creduto, perché leggiamo nei cartelli disegni popolari. Allora mia madre aveva interpretato che era un meeting di arte, una mostra, un'esposizione di arte dei bambini del popolo, perché dicevano nei cartelli che erano disegnati a mano con... Sembra che c'erano, perché volevano usare il tema ecologico, degli uccellini disegnati a mano, degli alberelli, no? Dei paesaggi. E diceva, questi cartelli dicevano disegni popolari. E invece no, era che Segni era il nome del politico. Non so se diceva popolari disegni. Popolari disegni, i popolari disegni. Allora, mia madre aveva capito: "Ah, che bello, hanno fatto una mostra, una galleria d'arte dove i bambini dei quartieri, i bambini popolari, possano esprimere la loro arte, magari poi i fondi vanno a beneficenza." E invece no, era i popolari disegni, ma non nel senso tutto attaccato disegni. I popolari di Segni, che era un tizio che faceva politica. Poi al telegiornale de dell'Una abbiamo visto che, infatti, siamo anche noi usciti nel filmato. Ci hanno filmato, che non so se stavamo già a piedi o dentro l'autobus guardando dal finestrello, che poi c'era anche lì quando hanno filmato, perché quando noi siamo passati non c'era, c'era tanta gente che usciva, si deconcentrava. E c'era anche Segni che parlava, no? Dei popolari, ma non ha mai parlato dei disegni. Allora lì ho avuto un sospetto che non erano disegni popolari, erano i popolari disegni, capito? No? E noi avevamo pensato, questo negli anni 90, credo, è appena scoppiata Tangentopoli, una cosa così, che sono fioriti, fioccati i movimenti, la cosa Quercia, Ulivo, Garofano. No, Garofano già c'era, era di Craxi. Mi sembra che il Garofano è stato reciso proprio da Mani Pulite e Tangentopoli. Però poi è rifiorito, perché è sorto San Bettino. Con quello che hanno magnato con Bettino, tutti a ringraziarlo. Però ecco, i disegni popolari. Ho perso il filo, cercherò di recuperare. Allora, Marco Travaglio, riepilogando, serve dare una direzione, una nuova rotta al Movimento 5 Stelle? Serve risollevarsi dalle sconfitte elettorali e potenziare le vincite? Perché non si può fare come il proverbio suggerisce: campa a cavallo che l'erba cresce. Anche perché poi ti arriva qualcuno e se la fuma l'erba. Anche se poi il proverbio non dice se il cavallo se la fuma l'erba. Bando alle ciance, anche questa volta.
Occorre una persona seria, dicevo, per dare una nuova rotta al movimento, caro Marco Travaglio. Una persona navigata, una persona integerrima. E quello sono io, naturalmente. E quindi il vostro Capitan Saint-Etienne si postula, si candida, si propone per il Movimento 5 Stelle. Voi non dovete fare altro che contattarvi con la dirigenza del Movimento 5 Stelle, con Casaleggio e Beppe Grillo, per comunicargli la vostra volontà. Certo, avevo anche pensato, perché io mi preoccupo per i problemi del paese, che se non si può lavorare da dentro il Movimento 5 Stelle, al limite inizio a essere dissidente prima di avervi aderito. Sarebbe come se un nordamericano si fosse dichiarato dissidente sovietico, per dire. E quindi io mi propongo per scendere in politica. Quanti di voi sono interessati a avermi come rappresentante, soprattutto in quella che una volta, fino agli anni 90, era la 13ª circoscrizione, Casal Palocco, Ostia, Euro? Adesso non so, mi sembra che la decima, perché hanno incorporato circoscrizioni. Ecco, però io sono di Casal Palocco, cioè adesso non ci vivo più. Però ci ho vissuto fino ai 30 anni, dai 2 e mezzo che avevo, perché prima ho vissuto a Leon Pancaldo, da quando sono nato ai 2 anni e mezzo. Chiunque di voi conoscano queste zone, Leon Pancaldo e Casal Palocco, sanno di cosa sto parlando. Forse Marco Travaglio le conosce queste zone. Chiunque non le conosca non sa di cosa sto parlando, ma forse che le conoscano o no, non gliene frega nulla lo stesso. Quindi, ecco la conclusione del messaggio, perché poi lo devo caricare. Il vostro Capitan Saint-Etienne si postula per il Movimento 5 Stelle, perché bisogna selezionare bene la gente che si imbarca. E io anche ho da dire che fino adesso, chiunque sia stato il capo organizzativo delle comunicazioni e dell'immagine del movimento, non è stato molto capace. Forse hanno dato lavoro a il personaggio che interpretava Thomas Milian, Mondezza. Invece no, la comunicazione del partito è molto importante, l'immagine che rappresenta con la comunicazione è ancora più importante. Quindi mi posso anche postulare come direttore dello staff organizzativo dell'immagine e della comunicazione del movimento con la stampa e con gli esterni. Quindi io posso anche essere il capo comunicativo del Movimento 5 Stelle per organizzare l'immagine meglio. E quindi mi raccomando, Travaglio, scrivi nel tuo fatto quotidiano. Poi, se vorrai che io scriva nel tuo giornale, fammelo sapere. Sono disoccupato, accetterei magari 10.000 euro al mese per scrivere. Comunque ti dicevo, scrivi nel tuo fatto quotidiano che non sei riuscito a trovare un capitano per la nave del PD che va alla deriva, e tu hai lasciato andare alla deriva. Ma comunque hai rimediato trovando un capitano per la nave del M5S o Movimento 5 Stelle. Moi, le Capitan Saint-Etienne. Io già da molto ti venivo proponendo la mia candidatura come capitano del PD, tu non hai risposto, ma adesso ti propongo questa. Di essere un capitano o un dirigente del Movimento 5 Stelle, magari un capitano o un ispettore politico per dei controlli interni, non so, una cosa così. Poi magari se si fa coincidere il partito con lo Stato, io potrei fare da ispettore politico. Beh, allora
vi lascio. Grazie di seguirmi e di continuarmi a seguire. Arrivederci e alla prossima. E lancio questa mia postulazione. Quindi, se volete votarmi, scrivete alla dirigenza del partito o del movimento, che in pratica scende in lizza come un partito al campo, Movimento 5 Stelle, che poi le stelle sembrano 5 come quella della bandiera della Repubblica Popolare Cinese. Qualcuno mi ha detto nella discussione che si è generata nella mia pagina di Google Plus, ma c'ha 4 stelle, no, c'ha 5, perché una grande e 4 piccoline. Sono sempre gialle, ma si saranno ispirati alle 5 stelle del alberghiere, dei ristoranti o alla bandiera cinese? Questo neanche io lo so, e quelli del movimento non mi hanno risposto perché gli ho mandato degli email. E quindi dicevo, visto che anche i cinesi hanno 5 stelle nella bandiera, io nel Movimento 5 Stelle potrei fare l'ispettore politico, non si sa mai. Dovesse arrivare il Movimento 5 Stelle a rifondare lo Stato italiano, io sarei un buon ispettore politico di regime. Beh, alla prossima dal vostro capitano Sant'Egian, che si postula nel Movimento 5 Stelle. Richiedete alla dirigenza di candidarlo. A presto. Ciao. Ciao Travaglio. Marco, mi raccomando, se vuoi che collaboro nel tuo Fatto Quotidiano, fammi sapere. E soprattutto parla di questo candidato, di questo capitano che vuole comandare la nave del Movimento 5 Stelle, che rischia di rimanere senza capitano come il PD. Ciao.